passione, ma è una necessità. Questo per me è la danza, una necessità di vita. Mi piace molto il termine realtà perché credo che a questo punto, dopo 4 anni, essendo la sua quarta edizione, il progetto Unitanz si può definire una realtà sul territorio salentino a Lecce. Nasce 4 anni fa come progetto di collaborazione tra la città di Lecce, la Folkwang Universität der Künste di Essen, dove insegno come ospite, e l'associazione Choreo Project che dirigo da circa 10 anni. Perché Unitanz a Lecce? La mia proposta e il progetto iniziale era quello di offrire al territorio salentino, perché è qui, è la nostra appartenenza, la mia appartenenza, uno spaccato di realtà universitaria di danza. Per me è una cosa grandiosa perché mi serve per respirare un po' di ossigeno, per dare agli allievi ancora più linfa, no? Più respiro, perché comunque avere qui il Dipartimento di Danza dalla Folkwang in Italia, al sud, è importantissimo, non c'è altra possibilità se non andare lì. Unitanz rappresenta un sogno per tutti noi che siamo stati in un certo senso costretti ad andare all'estero per avere una formazione di alto livello universitaria, niente paragonabile a un'istituzione che è un'università e che è una realtà che ancora non esiste qua in Italia. Vedo confluire in questo splendido teatro paesiello persone che vengono da mondi completamente diversi, persone che vengono dal Brasile, dal Sud America, dall'Argentina, dalla Polonia, dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Grecia, dalla Germania. Vengono qui e si incontrano per la prima volta e li vedo seduti davanti alle scale del paesiello e ciò mi rende felice. Una buonissima opportunità per danzare e attualizzare nello stile del Folkland. È la vita per me. Siamo tutti insieme qua per 2 settimane, dormiamo qua, il posto è molto bello, anche la gente anche. È l'inizio di questo anno per il FTS. Anche di prendere parte di Unitanz. Penso che è molto bello di essere insieme anche in Italia. Non formiamo danzatori, ma esseri umani che danzano, che diciamo forse racchiude un po' l'essenza vera di quello che vogliamo comunicare, di quello che siamo, prima ancora di voler comunicare. Perché quello che siamo è frutto di un percorso di vita prima ancora che di un percorso in sala di danza. Ho fatto la prima esperienza di Unitanz lo scorso anno e diciamo mi ha cambiato la vita perché ho scoperto questo nuovo stile, ho scoperto questo mondo, questa università, questa Folkwang Universität der Künste che è in Germania e quindi mi sono appassionato e grazie ai docenti poi sono arrivato a studiare lì. Quindi da un anno sono uno studente della Folkwang. La danza cambia sempre così, ogni giorno si crea non una nuova danza, ma una maniera diversa di ballare così. E allora essere aperti, con gli occhi così grandi, per vedere che cosa succede così. Penso che la curiosità di una persona che vuole ballare deve essere grande così. L'idea di partenza era
di creare qui un dipartimento danza universitario. Diciamo che l'aspirazione finale potrebbe essere questa. È un peccato vedere che tantissimi talenti nel classico, nel contemporaneo, non parliamo di stile, parliamo di talento che abbiamo sul territorio, va via, ci sfugge, lo perdiamo. Una greca mi ha detto it's a life-changing experience, Giorgia. È un'esperienza che ti cambia la vita.